L'utilità formativa e didattica consiste nel favorire la socializzazione, evitare isolamento e favorire inserimento e inclusione, abituare a lavorare con tutti, fare gruppi di studio e di lavoro più omogenei, con almeno un leader positivo e un isolato, creare un miglior clima di classe che favorisca l'apprendimento, basato su relazioni positive e consapevolezza dei problemi della classe, spesso non espliciti neanche per i ragazzi. Moreno, uno psichiatra rumeno-americano, già il secolo scorso ha proposto una metodologia e uno strumento molto semplice, articolabile a seconda delle esigenze ed usato anche in ambienti di lavoro di terapia psicosociale, tramite cui il docente può fare una fotografia più oggettiva dei rapporti personali, sia di tipo collaborativo, studio-ricerca, sia di tipo amichevole e sociale, come elemento di conoscenza fondata sui dati del gruppo classe.